Aveva detto di no, ma alla fine Renzi la fiducia sulla scuola l'ha messa. Roberta Lombardi, Movimento 5 Stelle, c'è stato almeno da parte di Renzi un'apertura al dialogo, ma alla fine il maxiemendamento non vi ha convinto. Non ha convinto noi, non ha convinto le altre opposizioni, non ha convinto anche la minoranza del PD e soprattutto non convince il mondo della scuola, che poi è quello, è l'interprete e l'interlocutore principale della riforma. Troppi punti, dalla figura dei super manager all'ingresso dei privati come sponsor all'interno delle scuole, a tante tematiche che non piacciono al mondo della scuola, non hanno partecipato a questa riforma, la vivono con un'imposizione e anche la fiducia è una prova di forza ulteriore. Ecco, però il Renzi dice che la fiducia è necessaria, i tempi sono importanti, perché se no sarebbero saltati le 100.000 assunzioni. È una scusa perché noi fin dall'inizio avevamo proposto uno stralcio della parte riguardante le assunzioni dei precari della scuola, proprio in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia europea che impone all'Italia, la stabilizzazione di queste persone che da anni danno un contributo enorme ma che non vengono adeguatamente, tutelate. E adesso il provvedimento poi passerà all'altro ramo, tornerà alla Camera. I sindacati annunciano che le proteste continuano. Voi che farete? Noi continueremo a dare voce all'interno del Parlamento al mondo della scuola, fatto degli insegnanti, fatto dalle famiglie, degli studenti, del personale tecnico e anche dei presidi che per primi non vogliono tutti questi poteri che la riforma prevede. Quindi continueremo a fare portavoce. Però serve una riforma della scuola, andava fatta. Serve una riforma della scuola che comprenda gli interlocutori principali, non una riforma calata su logiche di sempre privatizzazione di un servizio pubblico essenziale come l'istruzione scolastica. Cambiamo argomento, un altro argomento caldissimo di questi giorni è il tema dell'immigrazione. Renzi chiede all'Europa di essere più solidale, ma questo è sufficiente per voi? Renzi dovrebbe ricordarsi che il Parlamento a dicembre 2014 ha votato all'unanimità una mozione del Movimento 5 Stelle che prevede un coinvolgimento diretto dell'Unione Europea nella gestione dei flussi migratori e nell'accoglienza soprattutto. Quindi dovrebbe andare con questo mandato forte all'interno dell'Unione Europea e pretendere il rispetto della sovranità di un paese. L'Italia, che tra l'altro è in prima linea da anni nella gestione dei flussi migratori, nella gestione di questi disperati che scappano. Quindi lei ritiene che il Premier non si stia muovendo nel verso giusto? Ritengo che non abbia la dovuta autorevolezza, evidentemente agli occhi dell'Europa, per portare avanti la voce dell'Italia in una comunità europea e non solo in un mercato unico europeo. Anche se nel frattempo l'Europa comunque ha cominciato a fare delle aperture, ha dato l'ok alla ricollocazione di 40.000 rifugiati, si comincia a parlare di rimpatri per i migranti economici, cioè sono comunque dei passi avanti. Al momento sono solamente delle aperture su carta, non è stato firmato niente, in realtà le posizioni dei vari paesi europei, soprattutto sulle quote di accoglienza dei migranti, sono molto diverse. Quindi a seconda della posizione abbiamo l'esempio della Francia in questi giorni che sta respingendo le persone che cercano di entrare nel loro territorio, lasciandole in questa specie di limbo alla frontiera. La legalità. Legalità è il tema che tocca trasversalmente tutti i partiti, tranne il Movimento 5 Stelle, bisogna Mi sempre fa piacere che ricordare. lo No, va abbia detto. anticipato. Va detto. C'è da domandarsi se perché magari non ci siete da tanto tempo, non è ancora molto radicato, comunque per il momento ne siete esenti, si spera Abbiamo che visto così si anche continui. forze politiche recenti, magari forse un Coinvolte. pochettino meno recenti di noi, ma già ampiamente parte del sistema. Noi ragioniamo per altre logiche dove l'interesse che noi portiamo avanti è l'interesse del cittadino e quindi abbiamo le mani libere per poter non sottostare a tanti ricatti. La prova è il nostro sindaco di Pomezia che nelle intercettazioni stesse di Buzzi e Carminati veniva dichiarato come inavvicinabile proprio perché risponde ai cittadini e non risponde a nessuno che l'ha messo lì dentro a fare il sindaco perché non sono stati nient'altro che i cittadini. Quello che emerge dall'inchiesta è un quadro allarmante. Addirittura c'è il commissario del PD romano, Matteo Orfini, che è stato messo sotto scorta addirittura. Volendo fare una battutaccia, ultimamente più che la scorta al PD abbiamo detto è un affiancamento perché non si sa chi sarà il prossimo arrestato, visto il profluvio di arresti. Quindi la situazione a Roma è gravissima perché è la mafia che governa questa città. L'amministrazione del PD a livello regionale, a livello comunale, non è in grado di opporsi a questo sistema perché ne sta facendo parte e le inchieste, gli arresti di questi giorni e di quelli che verranno ne sono la testimonianza.
Ma secondo lei è possibile che in effetti a Roma si arrivi insomma, torni alle elezioni l'anno prossimo, quello che si sta cominciando a dire da più parti? Noi come cittadini romani ce lo auspichiamo perché non abbiamo nessuna intenzione di continuare ad affidare il nostro destino e i servizi della nostra città a un potere mafioso, a un'amministrazione che è collusa con la mafia. Vogliamo che il potere ritorni e la gestione della cosa pubblica ritorni in mano a noi. È vero che avete già il vostro candidato sindaco Di Battista? No, non è vero. Noi abbiamo come modalità di selezione dei candidati le votazioni online, quindi quando sarà il momento opportuno effettueremo, come abbiamo sempre fatto, una votazione. Quello che è importante per noi è il messaggio culturale del Movimento 5 Stelle, quindi cittadini che si riappropriano della cosa pubblica. Che sia poi Di Battista, Lombardi o un illustre sconosciuto, l'importante è che entrino i cittadini. Il tema della legalità poi esce fuori dai confini di Roma, arriva a coinvolgere, penso al caso De Luca per Campania, eletto presidente del Consiglio regionale, penso al caso del sottosegretario in quota NCD Castiglione, e voi avete presentato anche una mozione di sfiducia che è stata respinta. Sì, gli esempi che lei sta portando tra l'altro sono esempi che sono strettamente connessi al PD, proprio perché Vede Luca era il candidato del PD come governatore della Campania e Castiglione è sottosegretario del governo dove il PD è l'azionista di maggioranza. Quindi ci sembra che questo ruolo politico del PD a garanzia di una certa illegalità sia il fattore denominatore comune di questa situazione.